Buongiorno gli amici di Ante, benvenuti a queste pillole di Mondo Calcio di mercoledì 16 maggio. Abbiamo un parterre de roi, come si suol dire, con due, tre carissimi amici, il collega Benito Marinangeli, buongiorno. Buongiorno. Il collega buongiorno. Luca Bassotti, e non è collega ma è quello che sa di calcio, l'amico Domenico Izzotti. Buongiorno Domenico. Grazie, buongiorno. Io partirei subito da te perché tu sei l'opinionista che giustamente, oltre a fare allenatore, si diletta sempre a dire quello che pensa. Ma io ti chiedo subito a caldo di questo Porto d'Ascoli, che anche ti ho letto oggi, hai avuto belle parole e io ho aggiunto qualcosa nel mio sito perché è il coronamento di un sogno che parte da lontano. Ma guarda, il Porto d'Ascoli mi ha meravigliato anche a me, perché lo scorso anno innanzitutto ha avuto una situazione nelle ultime partite molto particolare. La squadra è stata rinnovata moltissimo e la società, pur mantenendo un budget basso, è riuscita a fare una grande squadra. Ricordo anche le sogni di Pergolizzi, sono stato io il primo a dire che qualcosa non mi quadrava dentro quello spogliatoio, perché vedere poi una squadra che subito dopo fa di quei tipi di risultati, sinceramente pensavo fosse una meteora. In realtà non è stato così, ma ripeto, ho attaccato questo tipo di situazioni in tempi non sospetti, però poi il tempo mi ha smentito. Ho fatto i complimenti anche all'allenatore, che onestamente non pensavo potesse gestire un gruppo anche di persone esperte, certo. E portarlo fino in fondo. Ha fatto anche delle scelte impopolari, come sì, ogni allenatore, non avendo una grande esperienza perché veniva dalla seconda categoria. Ma poi ha fatto anche delle scelte impopolari, voglio dire, come un allenatore dell'altro deve fare. Certo. Però il merito grande che mi sento di fare è alla società, perché quando tu rinnovi un parco giocatori così, ti affidi a un allenatore esordiente, sei nelle posizioni basse di classifica, è la dimostrazione di una grande capacità. E poi non dimentichiamo, vado indietro di tanti anni, quando al buon Giancarlo Amante dicevo sempre: questa è una realtà che non può non esplodere, perché deve sfruttare il fatto che sta a San Benedetto, esatto, e può, esatto, creare un bacino importante, non solo nel settore giovanile, certo. Ma anche in quei giocatori che magari la San Bettese possono essere utili, certo. Ma possono essere utili al Porto d'Ascoli stesso. Grazie per questa disamina. Passiamo al collega Luca Bassotti, anche perché stiamo in attesa, in mattinata si dovrebbe sapere con chi dovremmo giocare domenica a casa loro. Siamo in sala parto. In sala parto, sì, siamo in travaglio, e mercoledì alla Riviera delle Palme. Ti chiedo, sia a te che a Betto, quelle che sono un po' le aspettative, perché abbiamo perso Bacinovic, però Bove è rientrato a disposizione di Moriero, e diciamo che insomma non abbiamo un organico, che ci sono tante squadre blasonate e anche insomma con un pedigree importante, però penso che ci andiamo a giocare. Vabbè, le aspettative sono sempre importanti, i playoff sono sempre una finestra di spessore, no? Per una squadra che ha per lunghi mesi effettuato una stagione sportiva ad alti livelli, perché questo ha fatto la Samp per tutto l'anno. Le aspettative sono importanti, vedremo chi sarà la squadra accoppiata alla Samp. Io ritengo che sia meglio in questo momento evitare le squadre del sud come Cosenza e come Juve Stabia, per evidenti fattori ambientali, certo, perché è un'incognita, certo, sotto, certo, questo aspetto, e magari privilegiare, se è possibile, situazioni più comode come possono essere il Piacenza, la Viterbese e la Feralpisalò, anche se poi comoda la Viterbese con un presidente come Camilli sarebbe una sfida nella sfida. A me sinceramente devo dire dispiace un po', questo un po' l'ho rimarcato anche stamattina nel mio articolo, il fatto che si continui a fare il silenzio stampa, no? Esatto. Perché sembra quasi che a San Benedetto non si stia vivendo quell'atmosfera di playoff che si viveva già l'anno scorso, se, certo, ricordate bene. Come no, come no. Senza andare poi indietro nel tempo, certo, il grandissimo entusiasmo c'è a San Benedetto nei playoff con Ballardini, esatto, e con Colantuono. Esatto, qua, esatto, pare che non si sta facendo niente di niente, non si fa parlare nessuno, non parlano i dirigenti, non parla l'allenatore, non parlano i giocatori, non ci sono iniziative che possono incentivare, certo, a portare entusiasmo a San Benedetto e portare anche gente allo stadio poi, esatto, per la gara di ritorno a Riviera delle Palme. Sinceramente sembra quasi, guarda, lo voglio sottolineare, un mortorio. Esatto. Sarebbe il caso che la Sammettese
Tolga ad esempio il silenzio stampa. A noi giornalisti non interessano se parlino o non parlino, certo, perché certo, tutti hanno cose da dire poco interessanti, però serve alla gente per cercare di trasmettere quell'entusiasmo che in un momento del genere, con i playoff, in un momento importante della stagione, serve appunto a calamitare gli interessi del pubblico. Sono pienamente d'accordo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa. E penso che sia d'accordo anche il collega Benedetto. Sì, assolutamente. Si va a penalizzare proprio l'entusiasmo in questo modo, diceva giustamente Luca, perché a noi non cambia nulla, perché bene o male noi gli articoli li facciamo lo stesso. Esatto. Quindi non è che ci toglie qualcosa il silenzio stampa. Non si respira un'aria, giustamente, l'aria dei tempi di Colantuono, di Ballarini, il coinvolgimento della città in questi playoff. Anche lo scorso anno, come neopromossa al settimo posto col Gubbio, ci fu un bel movimento. Tutto quando non si respira in città, giri per la città, sì, playoff, ma certo, viene lasciato non un po', c'è, non c'è viene coinvolgimento. Lasciato un po' decadere questa cosa. E poi considerando il fatto che da terzi in classifica la Samp può anche aspirare a qualcosa di importante. Hanno deciso così, e se sono contenti loro, quindi andremo avanti, ma giustamente bisogna dare là all'entusiasmo della gente. Il mercoledì prossimo, tra una settimana, ci sarà il ritorno, quindi certo, tu non svegli l'entusiasmo, il cuore della città, non dai quegli input giusti alla città. Domenica, mercoledì prossimo, ci saranno le solite 3.500 persone, 4.000 persone allo stadio. Al di là della squadra che affronteremo. Al di là della squadra che affronterà, e la trasferta eventuale che si farà domenica prossima non avrà quel seguito che ha avuto un Gubbio, certo, che c'erano 2.000 certo, persone, esatto, come l'anno scorso. Allora, secondo giro di domande, ti chiedo, ripartiamo da te, al di là della squadra che affronteremo, quanto ci giochiamo? Ma secondo me si gioca una parte importante. L'organico della San Mettese è stato costruito per migliorare il settimo posto, è stato migliorato, adesso c'è questa grande opportunità di giocarsi i playoff, che è un campionato a parte. È un campionato a parte dove tutti dicono che bisogna resettare, ed è vero, si riparte tutti quanti da zero, tutti quanti sarà fondamentale la condizione psicofisica, soprattutto quella fisica, perché con i primi caldi ne risentiranno in campo i calciatori, e sarà fondamentale anche l'apporto del pubblico. Quindi una squadra come la San Mettese che ritrovando nel chiuso della sua nicchia del silenzio stampa quella tranquillità che forse non è mai mancata da parte dell'esterno, ma forse nell'interno stesso della società la tranquillità è venuta meno, ecco che potrebbe anche recitare un ruolo importante. Sentiamo Luca, stessa domanda, quanto ci giochiamo al di là della squadra che affronteremo? È una parentesi molto lunga quella dei playoff. Per arrivare alla finale di Pescara del 16 giugno bisogna fare 6 partite, 3 turni di gare di andata e ritorno. Ovviamente in un finale di campionato così intenso, dove il caldo prevarrà, con una stagione molto lunga alle spalle, sinceramente è difficile. È vero che è importante avere quel pizzico di condizione fisico-atletica, però io credo che più che altro, più che questo, che più o meno è al lumicino per tutte le squadre, certo, conti certo, soprattutto le energie mentali, quelle è importante e secondo me fondamentale in una parentesi così lunga per cercare di raggiungere un sogno, quello della Serie B. Per cui la Samba si giocherà le sue possibilità come tante altre squadre. Sappiamo che il lotto delle formazioni è davvero molto competitivo. Se poniamo il discorso di Catania e Trapani, per esempio, del girone C, dell'Alessandria del girone A, insomma queste già sono squadre veramente, senza considerare Pisa e Siena, esatto, insomma sono squadre che sono state attrezzate proprio per i quartieri alti della classifica. La San Mettese ha allestito un organico che dovesse migliorare il settimo posto della passata stagione, lo è arrivato fatto un terzo posto facendo bene, quindi io credo in questo momento tutto quello che fa è di guadagnato. Però è anche vero che non bisogna
pensare come qualcuno dice, ah beh, i playoff verremo eliminati, assolutamente no, la Samp si deve giocare le sue speranze, però io dico che bisogna crederci dall'interno, esatto, cioè nella dirigenza, esatto, e trasmetterlo poi all'esterno, esatto, perché poi l'esterno è facilmente coinvolgere in questo entusiasmo. Io torno a ribattere su questo tasto, perché alla fine è questo, chiudersi a riccio quando poi sono scappati i buoi non serve assolutamente a niente, questo è il discorso. Grazie Luca. Domenico, due domande, una sulla Samp, che tu hai dei trascorsi importanti qui, anche qui da noi, e ci ricordiamo con immenso piacere, e poi anche sul Porto d'Ascoli, quanto si gioca la Samp e quanto il Porto d'Ascoli, che come sai andrà in quel di Ravenna col Santa Polinare in classe. Ma guarda, io tu voglio allacciarmi un po' al discorso di Luca, di Benedetto, condivido perfettamente, lo dico anche da tecnico, io penso che guardare quello che succede a livello nazionale, cioè vedere una Roma che perde 4-1 fuori casa e poi la stampa continua anche a dire la partita della vita, i giocatori, certo, che fanno, certo, interviste importanti, certo, così come l'allenatore, è un modo anche per galvanizzare la propria tifoseria, esatto, perché le componenti sono quelle psicologiche sicuramente, certo, certo, ma credimi che quando tu hai un fattore ambientale importante che ti spinge a questo tipo di situazione ti aiuta tantissimo. Prima Luca parlava giustamente di evitare le squadre del sud dove l'aspetto ambientale è molto importante, ma non dimentichiamo che giocare a Riviera delle Palme con 7-8 mila spettatori non è tanto carino per gli avversari se li senti tutta la parte tua, e quindi io invito anch'io da tecnico, anche perché ho vissuto dentro lo stadio cosa significa sentirti sulle spalle da avversario. Quell'anno con la Civitanovese ricordo perfettamente uno stadio quasi pieno, non è semplice per chi poi è dall'altra parte, quindi invito anche la dirigenza a fare questo piccolo salto in avanti, perché sarebbe quel qualcosa in più. Non basta avere una buona società, non basta avere bravi giocatori, ma l'aspetto ambientale è fondamentale, che sicuramente si può ritorcere anche contro, ma in questo momento non vedo motivi negativi per cui si, esatto, possa fare a meno della tifoseria, anzi ancora di più bisogna spingerli verso questo obiettivo dal momento che c'è una gara di ritorno, tra l'altro. Sì, io poi ne parlo perché ho sempre detto che una frase semplice, la Samp è la Samp, l'ho detto, lo ripeterò sempre, ne parlo così perché ho avuto il piacere di allenare anche in altre piazze come Teramo, Giulianova e Fermo, ma a San Metto respiri un'altra aria, senti un altro calore, un'altra situazione, che sicuramente poi chi fa l'allenatore, chi fa il calciatore ne avverte gli aspetti positivi. Per il Porto d'Ascoli, visto che tu hai speso belle parole, conosci bene l'organico, questa escalation finale, quindi questa gara di andata in Emilia-Romagna, provincia di Ravenna, e il ritorno forse sabato 26, ma ancora non è sicuro, o domenica 27. Ma io ho già detto che le fasi nazionali da sempre, squadre marchigiane, sono sempre ben comportate. Evitare la Toscana era fondamentale, perché in, sì, Toscana, sì, ti assicuro, anche Lazio, ci sono delle ottime squadre. Magari poi il campo mi smentirà, ma io ho molta fiducia anche nel fatto che il Porto d'Ascoli in questo caso non ha nessuna responsabilità, ha, sì, fatto il suo campionato, e l'aspetto mentale, che è quello di essere deresponsabilizzato, può essere un'arma in più. Sono sicuro soprattutto dal fatto che ha avuto un'escalation importantissima, molto forte, anche questa vittoria col Gallo per 2-0, dimostrazione a squadra che sta benissimo, e di conseguenza non posso fare altro che dare un 70% al Porto d'Ascoli e un 30% all'avversario. E con queste belle parole noi possiamo chiudere questa puntata veramente ricca con tre carissimi amici. Ringrazio Domenico Izzotti. Ringrazio te Carlo. Luca Bassotti. Buongiorno. Grazie Luca. E Benedetto Marinaggi. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a voi per l'ascolto.